Germania, 19 morti, di cui uno italiano, ha attivato il centralino d'emergenza. In seguito magari recupereremo all'interno del palinsesto di TV Radicale uno spazio per approfondire la questione. Ma bando alle ciance, 5 minuti si sono stati rubati, Marco, però li recupereremo, quindi puoi andare avanti fino alle 14.05. Ecco a voi Marco Marchese, il quale parlerà proprio di quella che è la sua rubrica qui Calabria. Io mi assento per 15 minuti, intanto do, oddio che è successo, eccoci qua di nuovo con la linea, a Marco Marchese, che appunto terrà la sua rubrica qui Calabria e parlerà di una serie di argomenti che voglio ricordare quali sono. Innanzitutto la questione della discarica sulla Renile di Nocera Terinese, e poi la relazione sull'andrangheta dell'Assemblea Statunitense di Calabria Radicale del 19-20 giugno 2010. Credo che forse è il caso di partire proprio da questa relazione, giusto Marco? Esatto Roberto, nella trasmissione di oggi, prima di tutto, ecco, facciamo una prova al microfono, tu mi senti bene? Sì, io ti sento perfettamente. Ah bene, no, ce l'avevo alzato da un'altra parte e adesso credo che sia posizionato bene. Sì. E quindi io, sì, per darti anche la possibilità di pranzare, partirei dal... Non lo volevo dire, ma l'hai detto te, ebbene, anch'io mangio. Scusa, nonostante, non volevo... no, anzi, diciamo che proprio... La mole fa capire che anch'io mangio, insomma. Facciamo questa pausa, Marco è così gentile, anche l'altra volta pranzai durante il primo quarto d'ora della sua trasmissione e quindi anche questa volta lascio la linea per intero a Marco Marchese che vi intratterrà e ci vediamo tra un quarto d'ora. A te la linea, Marco. Grazie Roberto. Allora, a più tardi e buon pranzo. Ecco, questo qui dimostra un po' la genuinità di questa trasmissione, che è assolutamente in diretta, per cui niente di programmato, si va in onda così come viene, ma non alla briaccia, chiaramente c'è un po' una preparazione dietro, però ecco, questi sono un po' i piccoli inconvenienti, chiamiamoli così, della diretta. Allora, oggi parleremo di due argomenti e ci sarà però nella seconda parte di questa trasmissione un aggiornamento per quanto riguarda il discorso che stiamo seguendo della discarica sull'Arenile di Nocera Terinese, perché lì si apre anche tutta quanta una pagina un po' più ampia di iniziativa politica. Non è, a noi non ci interessa esclusivamente o soltanto quello che è successo sotto le nostre finestre. Noi ne facciamo anche un discorso di iniziativa politica, ma avrò modo di parlarne più diffusamente dopo. In questo primo spazio, in questo primo frangente, io voglio presentare quella che è la relazione sull'andrangheta che portava questo sottotitolo. È accaduto che una mafia divenisse in pochi anni una fra le più potenti e pericolose del mondo. Dalla presa d'atto è necessario passare alla piena consapevolezza. E qui ripeto quest'ultimo passaggio. Dalla presa d'atto è necessario passare alla piena consapevolezza. Questa relazione è una relazione recentissima che ho curato io e che ho presentato nel corso dell'Assemblea straordinaria di Calabria Radicale, che si è svolta il 19-20 giugno 2010 a Palermo presso l'Eurovigo. Una o due giorni in cui siamo stati impegnati, abbiamo presentato ben 5 relazioni, poi in questa rubrica parleremo anche delle altre e incominceremo ad allargare anche le partecipazioni degli altri dirigenti di Calabria Radicale. Questa relazione qui era concentrata sull'Andrangheta. Questa assemblea che si è svolta il 19-20 giugno è stata un'assemblea che ha dato un po' il segno, ha dato il là dell'iniziativa politica di Calabria Radicale, perché ci vedrà impegnati nei prossimi mesi, io dico anche nei prossimi anni. È un'assemblea in cui abbiamo parlato di amianto, di disabilità, di difesa del territorio, di rottamazione edilizia, appunto di Ndrangheta, per cui temi assai complessi, temi che ci vedranno impegnati in molte iniziative politiche. E cominciamo, diciamo, da questi. Io ve la voglio presentare così come è stata presentata nel corso dell'assemblea nella sua interezza. Fatevi voi un'idea e poi avremo modo di parlarne magari nel corso, insomma alla fine della lettura di questa relazione. Chi ci sta ascoltando attraverso la chat avrà anche la possibilità di farci delle domande. Allora, la relazione incomincia così, che ancora una volta l'Istituto Eurispes, attraverso
i suoi studi a Ricerci a lanciare allarme sulle criticità della Calabria. E il mese scorso, vale a dire nel mese di maggio, con la pubblicazione dello studio L'usura quando il debito è nero, è emerso che la nostra regione, la Calabria, complessivamente fra quelle italiane, ha più alto rischio insieme alla Campania e alla Basilicata per quanto riguarda l'usura. La Calabria fa registrare l'indice più alto, 97, 900 è la sua massima. E l'Eurispes ha creato un indice appunto che tiene conto di numerosi fattori attraverso i quali misurare l'usura. È diviso in una scala da 0 a 100 le varie fasce che vanno da molto basso, che è l'indice 0,20, fino a quello più alto, 80-100. È rilevante il dato rappresentato dalla classifica delle province perché nelle sei posizioni, e nelle prime sei posizioni, vi sono tutte e cinque quelle calabresi, dove l'equivalente primeggia con un indice pari a 100, quindi l'indice più alto, per finire a Cosenza in sesta posizione, ma con un indice di 93,9, molto alto, e quindi tutte le province calabresi nella fascia più alto rischio. E questi dati devono essere raccordati con quelli di un altro studio, sempre dell'Eurispes, che si chiama 'Ndrangheta Holding Dossier 2008, poiché in questo studio sono misurati gli introiti della criminalità organizzata. Facevo degli accenni nella trasmissione qui Calabria di domenica scorsa. E alla voce estorsione e usura, il giro d'affari valutato di 5 miliardi di euro l'anno, cioè parliamo per la Calabria di un importo di 10.000 miliardi, 10.000 miliardi di lire. È bene ricordare che una cifra del genere può ingannare a scanso di equivoci per rimarcare che gli zeri sono tutti al posto giusto, per l'appunto. Ritengo opportuno ricordare che 5 miliardi di euro equivalgono a circa 10.000 miliardi di lire. In questo studio l'Eurispes misura il volume d'affari complessivo dell''Ndrangheta, rimarcando che purtroppo i dati riguardano un'economia molto più che sommersa e che quindi le stime devono considerarsi per difetto perché frutto di valutazioni prudenziali. Da questi dati emerge che gli introiti di questa potente organizzazione criminale, nella sua complessità, sono valutati in 44 miliardi di euro l'anno. E che se paragonati con la stima del totale degli introiti della criminalità organizzata italiana, fatta da Confesercenti nel 2009 con un apposito studio, cioè 135 miliardi di euro, questa fetta rappresenta una percentuale molto importante sul totale e indica quanto l''Ndrangheta sia un'organizzazione potente in termini economici e ormai ai vertici dell'attività illecita nel nostro paese e anche nel mondo. Ecco, una delle caratteristiche dell''Ndrangheta, sottolineata da più parti, tra i tanti cito solo Nicola Gratteri, magistrato dell'antimafia, è la transnazionalità organizzativa di questa organizzazione che è ormai presente e operante in tutti i continenti del mondo. La Confesercenti si è spinta nel calcolare nei propri studi l'utile che deriva da questo volume d'affari e ne determina una percentuale del 50% sugli introiti. Parliamo quindi di cifre spaventose e dal dato possiamo desumere che l'utile annuale, sottolineo annuale, dell''Ndrangheta nel complesso della sua attività criminale è una cifra compresa tra i 20 e i 25 miliardi di euro. A questi si devono aggiungere gli utili delle attività del circuito legale, sì perché le attività di riciclaggio del denaro sporco si trasformano poi in quell'economia legale. Anche se questo termine è improprio, ma rende bene l'idea di che cosa stiamo parlando. Questa economia opera nei circuiti finanziari, nell'industria, nel commercio, nei servizi, economia legale che agisce però secondo logiche mafiose, e come denunciato in quasi tutti i rapporti sulla criminalità organizzata, come anche dalle relazioni della Commissione parlamentare antimafia, è capace di impadronirsi sui territori che le interessano di interi settori di attività. Attraverso pratica commerciale scorretta, acquisizioni di aziende a tappeto, fino alle intimidazioni, danneggiamenti e ai metodi violenti sulle persone, pur di raggiungere i propri scopi. Vi sono in questo frangente settori privilegiati dove l''Ndrangheta opera, che vanno dal movimento terra alle costruzioni ai centri commerciali. In questa relazione ho voluto portare solo una piccolissima parte di dati perché è sempre difficile racchiudere tutto in un concetto se si ha a che fare con una mole troppo grande di cifre. Ho voluto esporre solo quelli sui quali mi interessa porre l'accento per giungere più facilmente alla conclusione argomentata, che non vi è ancora sufficiente consapevolezza in generale sulla gravità della situazione quando si parla di criminalità organizzata nello specifico dell''Ndrangheta.
Tuttavia, nella versione scritta di questa relazione, che sarà domani a disposizione, cioè già a disposizione sul sito internet www.telecale.it, perché vorrà approfondire dati e cifre, sarà presente un indice con collegamento a documenti, fonti e quant'altro. Ora avverto però la necessità di specificare che questo lavoro, per ragioni di tempo, non può contenere un grado di completezza tale da essere paragonato ad un seminario, ma può solo focalizzare un aspetto del problema, quello che ritengo in questo momento più importante e quindi quello che auspico possa venire meglio trattato con tutte le iniziative da intraprendere dopo questo appuntamento, con l'ipotesi di lavoro che esporrò nella parte conclusiva e c'è la parte propositiva, perché è bello e interessante cimentarsi nell'argomentare temi, problemi, ma senza ipotesi di lavoro, concretezza, azioni, anche responsabilità che ci si deve assumere. Questo esercizio purtroppo resterebbe pura teoria e anzi rischia di terminare il ciclo proprio alla fine della giornata o alla fine, in questo caso, della trasmissione. Passiamo adesso a un'altra serie di dati molto importanti perché ci aiuteranno a capire il cuore del problema. Parlo dei dati diffusi dal Ministero dell'Interno, guidato dal Ministro Maroni, con molta enfasi sulla pagina principale del sito www.interno.it. Da settembre 2009 è pubblicato e aggiornato con cadenza mensile il dossier sulla lotta alla mafia. La strategia di comunicazione apprezzabile, sarebbe apprezzabile se non fosse che il messaggio è sbagliato e fuorviante, perché quello che scaturisce che cos'è? È una forma, un'esposizione, comprese molte uscite pubbliche del ministro, conferenze stampa e occasioni più disparate, in cui Maroni esibisce i dati della lotta alla criminalità brandendoli come armi efficaci ed efficienti di lotta alle mafie. Paradossalmente, i dati sbandierati in ogni occasione, esposti, quale successi ineguagliabili di lotta alla criminalità organizzata, certificano invece l'assoluta arretratezza della posizione dello Stato rispetto alla capacità pervasiva della criminalità. Se da un lato quindi è facile rimanere impressionati dai risultati raggiunti, no? Dico due cifre. 17.769 beni sequestrati al 30 aprile del 2009 per un controvalore di 9 miliardi e 54 milioni di euro. Questa è una cifra che al 30 di giugno è diventata 11 miliardi. Cifre che sono sicuramente importanti e apprezzabili. Dall'altra parte i numeri descrivono l'ancora totale inadeguatezza della lotta alla mafia, così come l'inadeguatezza delle forze dello Stato contrapposte a quelle della criminalità organizzata. Sì, perché questo volume di beni sequestrati si riferisce ad un periodo da quando si è insediato l'ultimo governo Berlusconi, che adesso è in carica da 2 anni, riferendosi quindi dati non alla sola 'ndrangheta, ma al complesso delle mafie italiane. Questo valore va confrontato con un volume d'affari pari a 260 miliardi generato nello stesso periodo. Quindi parliamo di un modestissimo 3% in termini di beni sequestrati. E se poi andiamo a vedere quello che è il dato degli utili, 130 miliardi, cioè è come dire che su 130 miliardi 9 si sono persi, quindi per il complesso delle organizzazioni mafiose, cioè è come se fosse una voce di spesa, un capitolo di spesa sì consistente ma ininfluente sul totale dell'attività. Seguiamo un filologico e analizziamo l'anatomia di questa strategia comunicativa che nasce con molta probabilità dall'esigenza da parte del governo di mettersi in pari con i grida d'allarme sempre più pressanti che giungono dall'associazione antimafia, dalle inchieste giornalistiche, dalle organizzazioni di categorie, dal moltiplicarsi di libri d'inchiesta. Uno in particolar modo diciamo, è detestato dal Presidente del Consiglio. La situazione della criminalità organizzata in Italia è ben nota agli addetti ai lavori, attraverso i rapporti della magistratura e delle forze dell'ordine. Poi vi sono documenti complessivi e molto argomentati, come ad esempio l'ultima relazione della Commissione Antimafia, presidenza Forgione, della scorsa legislatura, la cui lettura offre un quadro d'insieme sufficientemente preciso per determinare che la situazione italiana si sta progressivamente aggravando e pur nella difficoltà di tracciare una sorta di punto critico, no? Quello di non ritorno, come si usa dire in queste circostanze, è evidentissima la gravità che emerge dalla fotografia scattata dalla Commissione in Parlamento. Tutta questa mole di informazione è però trattata e concepita solo per gli addetti ai lavori. Questo è un aspetto molto importante del problema
E ne troviamo evidenza quando consideriamo che solo Roberto Saviano, col suo libro Gomorra, si è riuscito a tradurre questa gravità e farla giungere proprio con prepotenza sotto gli occhi di tutti, in particolar modo sotto gli occhi della gente comune, che ha potuto vedere la realtà della camorra, in parte nota a tutti, ma con occhi diversi. Questo è il punto. Saviano è riuscito a scuotere l'opinione pubblica facendo comprendere la vera natura della realtà criminale mafiosa e sollecitando le corde più intime, ha toccato un punto fondamentale del problema, e cioè che la lotta alla mafia non è solo argomento per addetti ai lavori, ma questione che riguarda tutti, perché la mafia direttamente o indirettamente colpisce e condiziona ognuno di noi. Capire questo concetto è fondamentale, di fondamentale importanza perché è utile per sconfiggere la criminalità organizzata in Italia, che vive e ha bisogno come l'ossigeno dell'omertà della gente, generata attraverso la paura e la preoccupazione sulla propria persona o sulla propria famiglia. Ha necessità la criminalità organizzata del silenzio dei cittadini, organizzata attraverso le strutture sociali, le istituzioni. E più queste sono deboli, più sono di basso profilo e meglio si afferma la criminalità che, paragonata con lo Stato, ne subentra come regolatore sociale. Per parte minoritaria, poi, la criminalità ha bisogno anche del consenso di una fetta di cittadini, e cioè tutti quelli che non sono direttamente coinvolti nell'organizzazione mafiosa, ma per interesse indiretto ne sono attivi. La prova del condizionamento della mafia è talmente evidente che è quasi banale descriverla. L'intero sviluppo del meridione d'Italia è legato alla criminalità organizzata e al malaffare, la cui arretratezza è da imputare direttamente a questi due fattori, dove per criminalità intendiamo le mafie, per malaffare tutta quella classe politica, dirigente che per calcolo, per interesse, non perseguono adeguatamente la lotta alle mafie, quando questi ultimi non coincidono addirittura con la mafia stessa. Si consideri questa analisi una semplificazione, ma la crudezza degli eventi, la cronaca appunto, questo fa emergere. Poi possiamo analizzare gli aspetti sociali più profondi, le vicende storiche, l'analisi antropologica, ma la realtà è notevolmente più semplice da comprendere, tale da rendere poco necessario il sofismi. Torno adesso ai dati del Ministero degli Interni e al dossier mensile sulla lotta alla mafia, sottotitolato Risultati del governo Berlusconi. Già il titolo conduce fuori strada perché non è direttamente il governo a portare i risultati, bensì la magistratura attraverso le inchieste. Questo è un punto da chiarire, che sia ben chiaro anche al ministro Maroni. Nell'esposizione i dati sono enfatizzati con una percentuale chiaramente molto positiva rispetto al periodo precedente, che coincide con il governo Prodi della passata legislatura, come se la lotta alla mafia avesse un colore politico. Maroni però fa finta di dimenticare che negli ultimi 9 anni, ben 7 sono stati governati da un esecutivo guidato proprio da Silvio Berlusconi. E più si va indietro nel tempo, più i dati sui sequestri dei beni alla mafia e della confisca sono veramente modeste, modestissime. Per contro si deve appunto dare atto sicuramente al ragguardevole numero degli arresti negli ultimi 2 anni, complessivamente 500-323 al 30 di aprile, e fra questi all'arresto di 360 latitanti, di cui 50 nella lista dei 100 più pericolosi e 24 sui 30 latitanti della lista ristretta di persone da catturare con urgenza. È bene però rimarcare l'ottimo lavoro della magistratura, e non è, ed è assolutamente sconcertante l'ipotesi delle nuove norme sulle intercettazioni che adesso si stanno avviando comunque ad un annacquamento di questo provvedimento, perché gridava veramente vendetta. È come un gioco schizofrenico, no? Si convoca il Consiglio dei Ministri a Reggio Calabria all'indomani della pesante intimidazione con lo scoppio di una bomba davanti alla Procura Generale. Una settimana fa è stata, diciamo, manomessa l'autovettura di un magistrato, addirittura sono stati sditati proprio i bulloni della gomma della macchina di servizio, e poi vengono deliberati invece importanti provvedimenti di contrasto. Cioè, in quell'occasione, quando ci fu questo Consiglio dei Ministri a Reggio Calabria, sono stati deliberati importanti provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata, però poi subito dopo si è tentativo di togliere la magistratura a un altrettanto importante e fondamentale strumento, quale quello della intercettazione, appesantendo le procedure fino all'intero subito. Cito nuovamente Nicola Gratteri, che proprio a fine giugno, insomma, a metà giugno, diciamo, attraverso la stampa, è stata la persona che con più chiarezza è riuscita a spiegare la questione del numero degli intercettati in Italia,
in una cifra molto più bassa di quella sventolata dal Presidente del Consiglio, maestra, anzi, ci può fare scuola sulla manipolazione dei dati e delle notizie, anche la questione dei costi. Quindi Graffieri con questo suo intervento ha fatto veramente un po' di chiarezza. Comunque poi questo provvedimento abbiamo visto che è stato fortemente depotenziato. Intanto è tornato Roberto e ci fa. Ciao Marco, scusa il ritardo, leggero ritardo, ma c'era una schiacciatina di troppo che è stata mia preda. Non ti preoccupare, assolutamente, ti comprendo anche perché la mole di entrambi la dicono lunga su come noi amiamo anche la tavola. No, e Quindi, soprattutto anche i radicali mangiano, insomma, non mangiano in un certo senso, ma mangiano nel senso alimentare. No, la cosa importante è però potrò rivedere, come è già successo l'altra volta, il tuo intervento, perché voglio ricordarlo a tutti coloro che ci stanno seguendo, che tutti gli interventi delle trasmissioni in diretta sono registrati e poi sono resi disponibili sul nostro sito tvradicale.it in modalità on demand. Quindi sicuramente la parte iniziale del tuo intervento, che insomma l'ho persa, potrò godermi solo gli ultimi 10 minuti della tua partecipazione al tuo programma qui in Calabria. Insomma, penso che sia stato molto interessante, giusto? C'è stata già qualche domanda dalla chat alla quale hai risposto, oppure cominciamo adesso con le domande. avendo a disposizione due finestre, io la chat l'ho dovuta un po' escludere. Comunque, avevo ancora una parte da Sì, esporre vai su pure. questa relazione e vado avanti, diciamo, velocemente. Forse ti annuncio, scorrerò di 2 minuti. Se resterà fuori il discorso della discarica, io lo dico già da adesso. Questo discorso qui può essere seguito dal nostro sito internet www.calabriaradicale.it. Ecco, apro diciamo questa parentesi Ricordiamo i per siti riguardo. internet dei radicali, è importante ricordarli tutti i Esatto. siti internet dei radicali e anche e soprattutto quelli delle associazioni che molto spesso portano veramente avanti iniziative importanti e che magari non sono conosciute da tutto il movimento. Esatto, allora io apro questa parentesi e poi dopo concluderò con la mia relazione sull'Ndrangheta. Allora, per seguire il discorso della discarica www.calabriaradicale.it. Noi stiamo seguendo il problema di una discarica che è nata sotto le finestre della nostra associazione. Ci sono delle novità, è stata fatta un'ordinanza dal sindaco, è stata incaricata una ditta, la ditta è venuta a fare i lavori, il grosso della discarica l'ha rimosso, però c'è dell'altro. C'è dell'altro molto importante sul quale noi abbiamo riscritto al sindaco e questa volta abbiamo scritto con durezza minacciando, noi non siamo quelli che minacciano, cioè. Se nel giro di un tempo ragionevolmente breve non si muoverà nulla, saremo costretti poi ad dire, ad avvisare la capitania di rapporto per iscritto, faremo le esposte in procura, perché la situazione complessiva dell'ambiente alla Cera Torinese è, diciamo, abbastanza grave. Quello che è importante da capire è questo, questa nostra iniziativa non è tanto la discarica nata sotto le nostre finestre, ma è un'iniziativa che vuole stimolare altre associazioni, altri singoli cittadini, per sporcarsi le mani, come dicevo io, prendere in mano i problemi locali, sollevarli, uscire dalla. Mi piace molto una frase che dice Emma Bonino, no? Emma Bonino dice, cita spesso questa cosa, bisogna uscire dal mugugno organizzato per prendere in mano i problemi, farsene carico. E chiedere, pretendere dall'amministrazione, che sia l'amministrazione centrale, che sia lo Stato, che sia il comune, che sia la circoscrizione, affinché i problemi vengano risolti e su ogni questione, anche la più piccola, la micro discarica che ti nasce sotto le finestre, bisogna fare attività. Attività chiaramente con metodo radicale. Tutto questo lo trovate su www.calabriaradicale.it e io adesso, ecco, non voglio lasciare a metà questa relazione sull'Ndrangheta, per cui chiudo. Siamo a chiudere, cioè espongo la seconda parte che è un po' più breve e quindi con questo chiuderò la trasmissione della Certo. professione di oggi. Quindi passo al capitolo delle confische. Negli ultimi 2 anni beni confiscati alla mafia, quindi complessivamente, sono 4.450, questi dati sono aggiornati al 30 di aprile, per un modesto valore di circa 2 miliardi di euro, cioè modesto, modesto in relazione chiaramente agli affari che fa la criminalità organizzata. Il dato è apprezzabile in termini assoluti, ma veramente modesto se paragonato al volume dei beni sequestrati, 9 miliardi, e
e soprattutto se paragonata ai volumi e agli utili della criminalità organizzata nel suo complesso. E ricordo, 260 miliardi di fatturato, di cui 130 di utili solo negli ultimi 2 anni. Oggi, a tutt'oggi, manca uno studio fondamentale per portare al giusto grado di consapevolezza della pericolosità dell''ndrangheta e delle mafie in Italia e nel mondo. Uno studio che analizzi le conseguenze attuali a medio e a lungo termine della massa e il denaro che gestisce la criminalità organizzata nell'economia legale. Negli ultimi 10 anni 'ndrangheta ha fatto affari d'oro e gli utili generati possono essere stimati in una cifra di circa 150 miliardi di euro. Se paragonati quindi ai dati sulle ultime confische, ci accorgiamo veramente dell'accelerazione e degli strumenti che necessitano la magistratura per contrastare seriamente la criminalità organizzata, altro che l'andazzo attuale. Purtroppo questo confronto demolisce un po' la strategia di comunicazione del Ministero degli Interni, che bene farebbe a studiare come attrezzarsi con più efficacia nella lotta alla mafia, perché ormai è riconosciuta da tutte le parti coinvolte e da qualche tempo che la lotta alla criminalità incide sul serio solo quando le cosche sono private dei patrimoni e i volumi dei sequestri e delle confische. Per arrivare a dire che siamo sulla strada giusta, che i colpi alla criminalità sono davvero duri e hanno bisogno di un'accelerazione molto forte che adesso non c'è, perché se tu sequestri uno e quello fa utili per 100, no? È come voler svuotare il mare con un secchiello. E qui parliamo di miliardi e miliardi di euro che poi dopo vanno ad inquinare anche l'economia legale. Ultimo argomento, poi devo necessariamente spezzare una parte che sarà oggetto magari della prossima trasmissione, che sono le proposte concrete che noi lanciamo sulle 'ndrangheta, no? Allora, da mese in mese sui giornali locali si parla chiaramente degli omicidi, si parla, ecco, domenica scorsa io facevo proprio la rassegna stampa su questa operazione crimine che ha portato in carcere 304 presunti affiliati all''ndrangheta. Abbiamo potuto intercettazioni. Voglio dire che descrivono fin dal dettaglio i meccanismi, come si muove questa organizzazione criminale. Però, ecco, parlare di questo, fare i convegni, discorrere sui problemi della criminalità organizzata, se poi non si arriva, che ne so, ad una proposta concreta, non serve nulla. Allora, nella prossima trasmissione vi parlerò delle nostre proposte concrete per andare a incidere sui patrimoni delle cosche mafiose e per andare a incidere sul fenomeno criminalità organizzata. Quello che è certo è che c'è una forte commistione fra organizzazioni criminali e politiche, ed è una commistione che va spezzata perché condiziona pesantemente quello che è anche l'andare quotidiano, no? L'andare quotidiano degli enti pubblici, e oltre a questo qui condiziona fortemente quello che è la spesa proprio giornaliera degli enti. Quindi Roberto, guarda, se dalla chat oppure se da parte tua ci sono delle domande, io sono qui per rispondere velocemente. Sono rimasto religiosamente nei 30 minuti anche per non accumulare ulteriori ritardi, e poi ecco, nella trasmissione di domenica prossima approfondiremo ulteriormente questi temi dell''ndrangheta con le proposte concrete che Calabria Radicale, che opera sul territorio calabrese, ha per le proposte che ha per contrastare il fenomeno criminale. C'è Claudio Scaldaferri che dice: cosa ne pensi come lotta al crimine di una stagione politica che contro l'internazionalizzazione dei profitti ponga al centro del dibattito la necessità di partiti europei? Bene, Claudio, il discorso dei partiti europei si inquadra in quel discorso che Marco Pannella ci ricorda sempre, no? La peste europea che si forma attraverso l'Europa delle patrie e non la patria europea. Quindi va benissimo. Il discorso dei partiti europei, secondo me, è limitato per fare una lotta efficace alla criminalità organizzata. La lotta al crimine si fa chiaramente con l'interconnessione
delle polizie europee, per cui lo scambio di informazioni e banche dati europee, il controllo dei movimenti di alcuni soggetti, perché voglio fare, diciamo, un esempio pratico. Se dalla Calabria c'è un personaggio di 'ndrangheta, un broker ad esempio della cocaina, che viaggia da Lamezia Terme piuttosto che da Reggio Calabria fino a Roma, va bene. Poi il problema sta a cercare di capire dove va. E vale a dire, il Roma-Barcellona e il Barcellona Sud America che è il problema, e quindi è necessario costituire delle banche dati per controllare i movimenti anche di determinati personaggi. Quindi il discorso dei partiti europei, di un partito europeo, si inquadra in un discorso di politica europea che io sono d'accordo con te, va incentivato per arrivare a quella patria europea. In contrapposizione all'Europa delle patrie che creano e moltiplicano quelle che sono quello che noi chiamiamo la peste italiana. Per quanto riguarda la lotta al crimine, invece, ci vogliono banche dati e più raccordo fra criminalità organizzata. Perfetto, Roberto, Marco. tu hai domande? Sì, io ti faccio una domanda, dopodiché interromperei il collegamento proprio per non accumulare ulteriore ritardo. Certo. Una domanda che esula rispetto, diciamo, a quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, ma apparentemente esula, ma in realtà c'entra assolutamente anche questo, perché riguarda la tua passione politica e il tuo impegno politico. E quindi la domanda che ho già fatto alle altre persone, agli altri compagni che si sono collegati è questa: qual è stato il primo momento in cui hai sentito parlare dei radicali? Come ti sei avvicinato? Qual è stata la battaglia che più ti è stata a cuore sin dall'inizio? Allora, ero di ritorno dalla Svizzera perché ho lavorato lì per un periodo di tempo e quindi fino a quell'età, fino a 23 anni, proprio la politica era lontanissima dai miei pensieri. Ho conosciuto i radicali casualmente attraverso Radio Radicale. Sentì dei discorsi che trasmettevano in notturna da Radio Radicale, mi ci sono identificato fin dal primo istante. Poi ho conosciuto Andrea Porcaro. Andrea Porcaro è un militante che qui in Calabria per tanto tempo ha operato poi dopo con i club Pannella. Quindi in occasione delle europee di 10 anni fa, quando la lista, ah, di 11 anni fa, quando la lista Torino Pannella prese l'8,50, ci demmo un appuntamento davanti ad un supermercato per parlare di politica, perché volevo conoscere qualcuno proprio di persona, qualche radicale. Allora ci demmo appuntamento davanti ad un supermercato e mi fece conoscere i radicali in questo modo: mi diede in mano un centinaio di volantini. E volantinammo questi splendidi volantini per la campagna elettorale all'Europea davanti a questo supermercato e fra un volantino e l'altro parlammo di politica. Fantastica campagna elettorale, quella del 99, ricordo, io l'ho vissuta, allora ero a Bologna a fare il militante ed è stata una delle campagne più entusiasmanti veramente degli ultimi anni. Marco, io veramente ti ringrazio, il tuo contributo a TV Radicale è sempre prezioso, la prossima volta magari vedremo di dilatare un po' di più i tempi in modo da riuscire a parlare di tutti gli argomenti. Io ti saluto e a domenica prossima con una nuova puntata di Qui Calabria. Bene, grazie, grazie, ciao a tutti, a domenica prossima. Salutiamo Marco Marchese, che ricordiamolo è il segretario di Calabria Radicale, e prepariamo il successivo collegamento che è con Matteo Mainardi, che è il presidente dell'associazione Radicali Marche. Matteo dovrebbe essere già collegato.